Sono tutti benvenuti in questo nuovo video. Sto cercando di sembrare un po' più decente nei video. Non sono troppo ambiente truccata, ma sono le campane. Come le campane sono quando faccio i video io. Allora, questo qua è il mio primo video di ringraziamenti. Ringraziamento in questo caso, al singolare. Allora, ho da poco riattivato la mia lista Amazon. Perché non so se l'avevo già attivata tempo fa, ma l'ho attivata troppo presto e ho avuto delle discussioni. Però nella mia ultima live, che in questo caso odierna, l'ultima live che ho fatto è stata su la rossa fiorita, una cosa del genere. Comunque è l'ultima live che ho fatto. Mi hanno detto tranquillamente di attivarla perché comunque se ci metti cose che servono per il canale, queste cose qua non succede nulla. Io poi la trovate sotto nella descrizione, c'è sempre. È un modo comunque per aiutare le persone, insomma, gli youtuber, in questo caso per aiutare me e altre persone che ce l'hanno, un po' aiutarci nel canale in diverse maniere. Cioè, lo so fare oggi a parlare. Comunque, io ho creato la mia lista e ci ho messo delle cose che vanno da quelle più economiche a quelle un po' più care, senza ovviamente esagerare, perché comunque, ripeto, mi è stata richiesta da più persone, perché comunque adesso ho 1400 iscritti, più o meno, nel senso che ce n'ho un po' di più di 1400, e quindi ho detto la posso mettere tranquillamente, quindi mi ho detto di metterla e l'ho messa. Detto fatto, ho chiesto a delle mie, perché ho un gruppo dove ho altri youtuber dove ci scambiamo opinioni, queste cose qua, ho chiesto come mai le cose scomparivano dalla lista. A volte scompaiono perché magari non sono più disponibili o perché magari è buggato il sito, perché magari qualcuno ti ha comprato la cosa e quindi sparisce dalla lista. Perché a volte o sparisce o tipo dice che non è disponibile, dipende dalle volte. Quindi non si capisce bene questa cosa. Comunque a me è sparita una cosa. E quindi ho detto, boh, non lo so, potrebbe essere un bug, vediamo. E invece no, devo dire che mi è arrivato un pacchetto. Mi è arrivato, se non sbaglio. Adesso guardo solo. No, l'orologio non vuole collaborare. Vabbè, prima sul canale. Se non sbaglio mi è arrivata ieri. Se non sbaglio, sì, ieri, che è 24 aprile. Mi ha detto la persona che mi ha avvisato prima, è stata molto carina e la ringrazio. Adesso ringrazierò come si deve. E la ringrazio ancora tantissimo. Mi ha scritto sotto proprio la live che mi aveva acquistato. Mi ha detto anche che cosa. Infatti era la cosa che mi era scomparsa. E che sarebbe arrivata il 27. È arrivata ancora prima. Sono contenta. Sono veramente. Mi sono emozionata. Allora, questo qua è il pacchetto. Non mostro questa parte perché c'è il mio indirizzo che non è camuffato. E nella lista Amazon è camuffato. Questo qua è il pacchettone. Che adesso andiamo. Io ho fatto vedere l'hype per capire che cosa c'è dentro. Allora, è una cosa inerente al mio canale. Ho detto a varie persone che me l'hanno chiesto, ma non ho detto mai a nessuno di chi è. Mi è arrivato con Amazon, ovviamente, perché è Amazon. Mi è arrivato prima del solito. E allora è dentro questa buccina qua. Adesso voglio che ci pensiate per almeno 2 minuti. Un po' di minuti e proviate a scrivere sotto che cosa potrebbe essere a che fare con il nome del mio canale. Questo qua, ovviamente, non Sara SMR, Red Princess. Pensate cosa potrebbe essere. Vi do 2 attimi per pensarci. Posso procedere? Ok, allora, questa cosa qua che adesso vi faccio sempre vedere così, speriamo. Ok, intanto voi non leggete cosa c'è scritto. È in questa bellissima cosina qui. Bellissima, tra l'altro, la custodia, mi piace un casino. Allora, e adesso faccio vedere dopo che cos'è. All'interno ho trovato un bigliettino che spero che potrò leggere perché me l'hanno mandato. Allora, uno è la fatturazione, penso, che mi dice che cos'è. Sì, il tuo ordine è stato ricevuto a. Ah, è stato spedito il 20 aprile. L'ho ricevuto il 24 io. Tanto per la cronaca locale. Allora, il messaggino di Amazon.it mi dice un messaggio d'auguri, cioè, vabbè, il messaggio è d'auguri, vabbè, c'è scritto praticamente da Luca, che mi dice, goditi il regalo, Luca. Grazie mille, spero che io potevo leggerlo, spero, mi auguro, se non potevo leggerlo, mi dispiace tanto. Comunque, grazie mille, veramente, mi ha reso veramente felicissima il mio primo regalo, mi sono emozionata quando mi è arrivato. Che non ci speravo, perché l'ho aperta tanto tempo fa lì su Amazon. E sono stata un po' presa in giro da delle persone che mi hanno detto che mi avrebbero fatto degli acquisti e cose, poi invece non era vero, alcuni mi hanno criticato, quindi per me è una cosa veramente importante. Non perché voglio sfruttarvi per ricevere cose gratis, veramente, ma perché conta, perché per me vuol dire che la persona che me l'ha regalata mi ha detto te l'ho regalata giusto per farti sorridere. Veramente io sono cioè io non sorrido così, ma non rido. Ma io ero veramente contentissima quando ho riuscito e ti ero anche il bigliettino. Questo qua, copro solo il cognome della persona che.
che il cognome, la privacy. Comunque, grazie veramente tanto. Io veramente ti ringrazio con tutto il cuore perché potevi regalarmi anche la spugna da 3 euro. Io l'avrei ugualmente apprezzata, però questo rappresenta il mio canale, questo qua. Quindi io ti ringrazio appunto qua perché rappresenta il mio canale. So. E faccio vedere. Questa è la confezione. Adesso ve la apro e me la metto anche. Allora, vi dico, l'ho già provata per vedere se era tutto in ordine. È bellissima, ragazzi, è veramente bellissima. Vi giuro, voi direte che cazzo ti serve per il canale? Mi serve perché è una cosa che io ho richiesto perché la voglio mettere nel canale per fare dei video anche a tema, degli speciali, allora l'ho messa. È bellissima, è praticamente, guardatela, cioè, guardate che è bellissima, vi giuro. È una cosa che se voi desiderate, so che magari può sembrare una cosa da bambina, però visto che il mio canale è Red Princess, questa è una tiara, c'è pure scritto proprio nel bigliettino. È una tiara da sposa con strass di cristallo, coroncina con pettine per sposo matrimonio. Io ovviamente l'ho scelta dalla lista perché mi piaceva, non ho letto che era una corona, una coroncina da sposa. E poi ne ho messe due, se non sbaglio. Però ho scelto questa. Allora, l'altro giorno ho provato a mettermela. Vediamo se ho imparato bene a mettermela. Che l'altro giorno ho imparato a incastrarmela in testa. Allora, aspettate. Che ovviamente adesso... Allora, mi hanno spiegato che si mette così perché è proprio un pettine. Guarda, è bellissima. Se poi la metterò meglio mi farò anche i capelli meglio. È stupenda, ragazzi. Cioè, io l'adoro. Grazie veramente, Luca. Io ti voglio bene, grazie veramente. Ti giuro, è stupenda. Me la metterò per fare anche lo speciale. Spero di arrivare a 1500 iscritti. Ti giuro, farò poi un video. Anche, ci farò le live con questa. Perché è veramente stupenda, me la metterò in live. Ovviamente con un'acconciatura magari diversa, se riesco, perché così ho senza bruttina. Perché la mia idea era di farmi i capelli magari o mossi. O tipo sistemarmeli un po' così. E poi, ecco, tipo così. Adesso è messa storta, perché lo noto io. Però metterla un pochettino meglio, perché adesso sta fermando anche i miei capelli. Di fare i capelli mossi e mettermela poi in live. Perché ovviamente adesso è messa un po' male, perché ho la riga fatta in un certo modo, perché... L'ho fatta io così, da stupida. Cioè, guardate quanto è bella, ragazzi. È stupendissima, grazie. Io vi voglio bene. Spero di arrivare a 1500 iscritti perché è il mio traguardo dove voglio arrivare. Poi se vado avanti o meno, cioè, ovvio che mi importa. Però il mio traguardo, diciamo, massimo è 1500. Io vi ringrazio veramente tantissimo per questo... Ovviamente ringrazio Luca veramente di tutto cuore perché è bellissima. La terrò con immensa cura e la metterò nelle live. Stavolta posso di fiori perché i fiori li uso più su Sara Semmer. Devo dirvi che mi fanno male il cranio perché hanno l'elastico che mi ferma la circolazione. Questa è molto, molto più comoda ed è davvero bellissima. E poi la userò anche quando farò magari dei cosplay, queste cose qua. Faccio dei video speciali. Comunque la utilizzerò veramente tantissimo ed è bellissima. Ed è grazie tantissimo. Ah, mi è piaciuto anche moltissimo anche il messaggio che mi hai mandato quando mi avvisavi. È veramente grazie. Più che un sorriso, veramente ho fatto un ghigno di gioia. Si può dire così, sì. Ti ringrazio ancora tantissimo e le indosserò poi nelle live, ovviamente. So, anzi me la lascio, che mi piace. Niente, io ripeto, ringrazio ancora per qualsiasi persona, ovviamente, che mi farà poi. Non è che pretendo i regali, ci mancherebbe. Vi farò ognuno di voi un video distinto perché per me è una cosa veramente importante. Anche perché non è che non ho 400.000 persone, quindi è giusto che vi faccio il ringraziamento a ogni singola persona. E niente, grazie veramente di cuore ancora alla persona che me l'ha regalata. E veramente, grazie mille. Mi hai reso veramente molto, molto, molto felice. E niente, ragazzi, ci vediamo poi in un prossimo video. La mia lista Amazon rimane sempre sotto. Se trovate delle cose strane, la lista Amazon è aperta sia per il mio canale Red Princess che per il mio canale SMR. Quindi le cose vengono utilizzate in ambo due i canali. Quindi se vedete cose strane, tipo spugne o cose, cioè tipo adesso il ring adesso mi dice che non è disponibile. Magari ne metterò un altro perché è quello che mi serve di più per la luce. Se vedete, ho una luce proprio schifosa. Poi ovviamente non siete costretti, ripeto, a comprarmi le cose. Se avrò un lavoro me le comprerò io. Solitamente sono delle cose che metto per chi vuole. Chi non vuole mi basta un like, una condivisione, un commento, io sono contentissima. Io ancora, ripeto, vi ringrazio tutti comunque del sostegno che mi date. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ancora grazie tantissimo Luca per la coroncina, bellissima. Sono... Tempo metto a piangere. Un saluto a tutti.